per il terzo incontro culturale. Come abbiamo già avvertito, l'argomento è relativo alla trattazione di Carlo Levi e sarà completato poi da una panoramica che ci farà Dina sulla scoperta delle cefalosporine e Rita che presenterà delle riflessioni che lei ha adotto sull'agropontino, ma completando in maniera più ampia, e non voglio quindi anticiparlo. L'incontro quindi di questa sera focalizza Carlo Levi. Chi è Carlo Levi? È nato a Torino nel 1902. La fama, l'importanza di questo grande scrittore è legata a Cristo si è fermato a Eboli, un'opera del 1945. In quest'opera lo scrittore presenta una sua particolare esperienza, un'esperienza proprio singolare che egli ha vissuto a Gagliano, che adesso comunque è conosciuto come Aliano, però lo scrittore nomina questo paesino con il nome di Gagliano, ve lo dico perché magari possono sembrare due cose diverse. Una esperienza che ha vissuto fra il 1935 e il 1937. Aliano è un paesino che si trova sull'Appennino Lucano. Lo scrittore si trova in questo paese perché è stato nato dal fascismo per un'attività contraria al regime. Il libro è sicuramente qualcosa di particolare perché è tra il romanzo e il saggio, è quasi una formula felice che venne allora, ma anche ora, accolta in termini molto particolari dalla critica, ma anche dal pubblico, perché rivela in una maniera molto suggestiva e anche rigorosa proprio quella che l'anima chiusa, l'anima misteriosa degli abitanti del sud, un'anima che comunque ha sue tradizioni, che sicuramente ha suoi valori, che sicuramente ricorda dei miti e soprattutto ricorda in maniera particolare i suoi dolori perché ha subito per secoli ingiustizie e oppressione, ma anche, se vogliamo, ignoranza. Quindi allo scrittore parve che veramente Cristo si fosse fermato alle soglie di quel mondo, come se Cristo non avesse toccato quelle popolazioni né con la sua parola di speranza né tantomeno con la fede. E quindi gli uomini è come se fossero rimasti fuori dal tempo, anzi addirittura si dovrebbe dire rimasti fuori dalla storia. Qualcosa che per un verso adesso ci fa piacere forse leggere bene, perché il messaggio che l'opera ha dato è altissimo, perché è come se fossimo noi del meridione, ma in maniera particolare gli abitanti di Aliano, usciti allo scoperto. Certo, nella letteratura del dopoguerra la figura di Levi è stato di un grande rilievo, ma lo è anche nell'ambito della storia degli intellettuali borghesi dal 1922. E per definirlo in questa maniera bisogna proprio forse guardare anche dall'origine per poter capire il perché poi lo scrittore si è soffermato a parlare degli abitanti di Aliano. Intanto, che cosa c'è dalla sua? Dalla sua c'è sicuramente il fatto che dalla sua città ha portato con sé quel senso anche, se vogliamo, proprio aristocratico, si può dire di una primogenitura politica rispetto ad altre zone dell'Italia. E quindi anche il gusto di una cultura che non è solo sua, ma l'abbiamo visto in tutti gli scrittori del neorealismo, una cultura impegnata, una cultura che ci presenta proprio il senso pragmatico della realtà e della conoscenza. Ha portato con sé anche un redaggio di tradizione familiare, da cui ha tratto prima di tutto una grande sicurezza in se stesso, una sicurezza anche nelle proprie posizioni,
che gli hanno permesso proprio di rimanere immune da certi compromessi personali durante il periodo del ventennio fascista. In questo redaggio rifugge un'educazione familiare particolare, un'educazione familiare che si rivela vissuta senza quei traumi violenti che subì la piccola borghesia della sua generazione. E da questo ha tratto proprio quel tono aristocratico del comportamento che sicuramente tiene presente anche nel momento della solitudine. Un accenno però dobbiamo darlo anche alla sua origine israelitica, all'origine israelitica della sua famiglia. Anche se Carlo Levi non ne parla mai. Però da questo ha tratto la convinzione del carattere universale della cultura, di una conoscenza sicura della Bibbia, ma anche di una natura profetica, possiamo dire, quasi ecumenica del messaggio che l'autore ci presenta. L'opera è stata accolta bene sia dai contemporanei che successivamente, anche se qualcuno poi lamenta il fatto che forse aver parlato in maniera così forte della zona di Aliano potrebbe aver toccato o suscitato la sensibilità di qualcuno degli abitanti, però questo accade un po' dappertutto. Quindi, se ci vogliamo fermare alla essenzialità, dobbiamo dire che veramente Carlo Levi con Cristo fermato a Eboli ha svolto un ruolo grandissimo, efficacissimo nella denuncia delle condizioni di miseria, di arretratezza del Mesogiorno. E ha dato questo un contributo veramente forte, un contributo sensibile, perché ci ha aiutato a renderci conto delle condizioni umane, una condizione umana nostra, e non soltanto quella degli abitanti, una condizione umana molto simile a quella che è vissuta in tutto il Meridione e forse si continua a vivere in alcune zone. Ecco, in questa chiave possiamo dire che il Cristo si è fermato a Eboli e è sicuramente appartenente ad una tradizione meridionalista e che si rilascia in maniera particolare a tutte le correnti più progressive che poi si sono interessate del mondo della cultura del Meridione in genere. L'altra volta abbiamo chiarito la differenza fra letteratura meridionale e letteratura meridionalista, che rientra appunto in una letteratura meridionalista di origine meridionale. In Cristo si è fermato a Eboli, si è rievocato sicuramente il periodo del confino politico dell'autore, ma è bellissima l'immagine che gli dà perché si allarga su quella che è non soltanto la sua sofferenza, il sentirsi in alcuni momenti relegato in una zona dove non c'è una cultura che ha comune, dove non c'è soprattutto corrispondenza nemmeno in quelli che sono i momenti fondamentali dell'essere umano, perché sembra vivere con persone di generazioni diverse, ma c'è sicuramente comunque una presenza forte, che si può dire quasi storica, di questo scrittore che ha creato un'osmosi, cioè è come se gli abitanti italiani vivessero per lui, ma è anche come se lui vivesse per gli abitanti di Aliano, tant'è che vedremo, ha chiesto di essere sepolto in questa città. Non mancano nell'opera figure rappresentative che ha proprio tratteggiato in maniera particolare, figure inerenti alle autorità locali, che danno vita a ritratti a volte patetici, a volte anche caricaturali. Ecco, se si pensa al modo come tratteggia il podestà, che lui stesso definisce l'uomo dal ciuffo dei capelli neri e unti, dal viso giallo e imberbe, da luna piena. Oppure se consideriamo un'altra figura rappresentativa del luogo, che è il maestro, che è il sorvegliante dei confinati, il professor Magalone, o ancora i medici che vivevano ad Aliano, il dottore Melillo e il dottore Gibilisco, che lui definisce o riconosce ignorantissimi di medicina, addirittura li chiamavano i medicasciucci. Ecco, questo è già emblematico, questo modo di indicare i medici da parte degli abitanti del luogo, i medicasciucci. Quindi,
è tantissimo, specialmente la loro immagine a volte era ridicola, ma in maniera particolare quella del dottore Gibilisco, che in ogni stagione portava con sé un ombrello aperto, che a Carlo Levi sembrava come il baldacchino sul tabernacolo della propria autorità, cioè era qualcosa che lo caratterizzava, tanto che Carlo Levi lo ha ripresentato nella sua opera, tratteggiandolo minuziosamente. I contadini lucani, quindi, di Carlo Levi, proprio si identificano con l'universo che lo scrittore presenta, un universo arcaico, un universo incorrotto, un universo, come abbiamo detto prima, staccato dalle istituzioni storiche, dai momenti storici. Sono quei contadini che vivono quasi in una dimensione, come dire, magica, in una dimensione mitologica. Forse non hanno nemmeno la capacità di avvertire la distinzione cristiana, ma anche moderna, tra il bene e il male. Il male inteso come sofferenza naturale, bastava pensare a quel momento alla malaria, o tra la gioia e il dolore, oppure anche da riconoscere tra la vita e la morte. Leggiamo adesso dell'opera L'Incipit, la leggerà Anna, in maniera proprio da introdurci in quello che è il messaggio poi di tutta l'opera, perché è importante anche cogliere la maniera descrittiva con cui l'autore ha configurato questa sua prima presenza a Galiano, con riferimento fra l'altro a Grassano, dove si era fermato per alcuni giorni, ma non era Grassano la sede definitiva. La differenza è stata enorme fra i due paesi, però lui era stato destinato ad Aliano e doveva rimanerci per 3 anni, anche se poi il periodo è stato ridotto e forse non ha completato nemmeno un anno. Allora, Anna, cioè, sin dall'incipit abbiamo detto, del Cristo si è fermato a Ebole. Vi invito proprio a seguire le parole, perché sono impregnate e cariche di un significato, di uno spessore che ci portano in un'area che è completamente diversa, in un mondo completamente diverso da quello che forse potremo continuare a gustare nella lettura successiva. Sono passati molti anni, pieni di guerra e di quello che si usa chiamare storia. Spinto quella all'avventura, non ho potuto finora mantenere la promessa fatta, lasciandoli e i miei contadini di tornare fra loro, e non so davvero se e quando potrò mai mantenerla. Ma chiuso in una stanza e in un mondo chiuso, mi è grato riandare con la memoria a quell'altro mondo, serrato dal dolore e dagli usi, negato alla storia e allo Stato, eternamente paziente, a quella mia terra senza conforto e dolcezza, dove il contadino vive nella miseria e nella lontananza, la sua immobile civiltà, su un suolo arido, nella presenza della morte. Noi non siamo cristiani, essi dicono. Cristo si è fermato a Eboli. Cristiano vuol dire nel loro linguaggio uomo, è la frase proverbiale che ho sentito tante volte ripetere nelle loro bocche, non è forse nulla più che l'espressione di uno sconsolato complesso di inferiorità. Noi non siamo cristiani, noi non siamo uomini, non siamo considerati come uomini, ma bestie, bestie da soma. Ancora meno che le bestie, i fruschi, i frusculicchi che vivono della loro libertà, della loro vita diabolica o onirica, perché noi dobbiamo invece subire i loro cristiani che sono di là all'orizzonte a sopportare il peso e il confronto. Bene, seguirà anche la voce di Carlo che completa questa prima parte dell'incipit, perché ecco, abbiamo desiderato la presenza di due voci, una femminile e una maschile, proprio per darci l'immagine
di abitanti, di contadine, che nel loro modo di essere non hanno differenza. L'umanità è una, ma quello che è importante è riuscire a capire come sia la donna e l'uomo comunque partecipano in maniera, si può dire, quasi uguale alla vita della famiglia, alla vita della comunità stessa. Certamente le stagioni scorrono così sulla fatica contadina, sia oggi come 3.000 anni prima di Cristo. Nessun messaggio umano, nessun messaggio divino si è rivolto a questa povertà così refrattaria. È un mondo chiuso il cui colore dominante purtroppo è il nero. Chiuso e nero sono gli aggettivi che ricorrono molto spesso nel libro, e dovrà prima o poi difendersi da tutti quei presunti piani di ammodernamento. Dovrà proprio difendere la sua incorrotta civiltà, questo popolo, ed è un popolo che collabora, anche se apparentemente la prevalenza è dell'uomo, però in effetti chi vive all'interno della famiglia e dà il contributo forte all'equilibrio della famiglia e al tipo di rapporto che si innesta è la donna. Per cui tra uomo e donna, apparentemente diverse, c'è comunque una profonda intesa. Ecco perché abbiamo desiderato che l'incipit del libro venisse letto sia da Anna come voce femminile che da Carlo nella continuità per la voce maschile. Ma la frase ha un senso molto più profondo, che come sempre nei modi simbolici è quello letterale. Cristo si è davvero fermato a Eboli, dove la strada e il treno abbandonano la costa di Salerno e il mare e si addentrano nelle desolate terre di Lucania. Cristo non è mai arrivato qui, né vi è arrivato il tempo, né l'anima individuale, né la stanza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la storia. Cristo non è arrivato, come non erano arrivati i romani, che presidiavano le grandi strade e non entravano fra i monti e nelle foreste, né i greci, che fiorivano sul mare di Metaponto e di Sibari. Nessuno degli arditi uomini di Occidente ha portato qua giù il suo senso del tempo che si muove, né la sua teocrazia statale, né la sua perenne attività che cresce su se stessa. Nessuno ha toccato questa terra se non come un conquistatore o un nemico, o un visitatore incomprensivo. Le stagioni scorrono sulla fatica contadina, oggi come 3.000 anni prima di Cristo. Nessun messaggio umano o divino si è rivolto a questa povertà refrattaria. Parliamo un diverso linguaggio, la nostra lingua qui incomprensibile. I grandi viaggiatori non sono andati al di là dei confini del proprio mondo e hanno percorso i sentieri della propria anima e quelli del bene e del male, della moralità e della redenzione. Cristo è sceso nell'inferno sotterraneo del moralismo ebraico per romperne le porte nel tempo e sigillarle nell'eternità. Ma in questa terra oscura, senza peccato e senza redenzione, dove il male non è morale, ma è un dolore terrestre che sta per sempre nelle cose, Cristo non è disceso. Cristo si è fermato a Eboli. Grazie, bellissimo. E lo sguardo adesso ci fa entrare proprio nel merito della descrizione degli abitanti di questo paese, lì dove la magia popolare la fa da padrona, ed è la magia popolare che cura un po' tutte le malattie, quasi sempre solo per la virtù di formule e di incantesimi. Questo popolo primordiale, l'abbiamo detto, vive di questi momenti. E vi sono delle formule particolari, delle formule specifiche, anche per un male determinato, o quelle che in genere vengono messe da parte, ma si preferisce prendere delle formule specifiche secondo i mali che si presentano. In maniera particolare si rispettava la bracadabra, però c'erano anche modi di dire cantilene da ripetere, versi da ricordare, che avevano un'importanza grandissima per questo popolo così semplice, per questo popolo che si affidava alla magia proprio, affidava pienamente se stesso alla magia, prima di tutto perché abbiamo visto che non aveva fiducia nella medicina, in quanto anche i medici erano considerati, l'abbiamo già detto, come persone quasi incompetenti, ma poi perché credevano proprio immensamente in un intervento sonnaturale, che non è una forma, ma è una forma di fede mistica in qualcosa che loro stessi non sanno spiegarsi.
Gli oggetti a virtù generica, oltre appunto agli abracadabra, ce n'erano tantissime, svariatissime. Vi erano dei segni cabalistici, vi erano dei segni astrologici, vi erano le immagini dei santi, delle monete, dei denti di lupo, oppure ossi di rospo e quant'altro. Tutto un armamentario, si può dire. Quelle molto originali erano poi le cure delle singole malattie fatte a volte recitando dei versi. Ve ne leggo una, forse viene ancora ripetuta questa, magari si crede un po' di meno, però viene ancora ripetuta. Si dice lunedì santo, martedì santo, mercoledì santo, giovedì santo, venerdì santo, sabato santo, domenica e Pasqua, ogni verme in terra casca. Questo veniva recitata per liberare i bambini appunto dagli ossiuri, da questi piccoli vermi che infastidivano molto l'intestino. E poi si tornava indietro. Sabato santo, venerdì santo, giovedì santo, mercoledì santo, martedì santo, lunedì santo, domenica e Pasqua, ogni verme in terra casca. È una doppia formula. Una doppia formula intendo ascendente e discendente, e questa veniva pronunziata tre volte di seguito davanti al malato, e i vermi incantati muoiono e il bambino guarisce. È una formula antichissima, una specie di contaminazione di uno scongiuro romano, che possiamo dire arcaico, ma che ci resta fra i primi documenti della lingua latina come un elemento cristiano. L'itterizia era considerata il male dell'arco, cioè era la malattia dell'arcobaleno. Perché? Perché per questo male l'uomo cambia di colore, e in lui, come avviene nello spettro del sole, prevale il color giallo. E qui avevano tutta una loro giustificazione. Come si prende il male dell'arco? L'arcobaleno, dicevano, cammina per il cielo, così scrive Carlo Levi, e appoggia sulla terra i suoi due piedi, muovendoli qua e là per la campagna. Se avviene che i piedi dell'arco calpestino dei panni posti ad asciugare, chi indosserà quei panni prenderà, attraverso la virtù che vi sarà infusa, i colori dell'arco, sicuramente si ammalerà. E si dice anche che bisogna guardarsi dall'andare incontro all'arcobaleno, perché è l'uomo che deve preoccuparsi e deve non guardare quell'iride gialla, perché per combattere l'itterizia il malato deve essere portato alla prima alba e su un colle fuori dal paese. Un coltello dal manico nero gli si deve appoggiare sulla fronte, dapprima in maniera verticale, poi orizzontale, in modo che si formi una specie di croce. Nello stesso modo, appoggiando il coltello diversamente, devono farsi segni di croce su tutte le giunture del corpo, e intanto ad ogni croce si pronuncia una formula di scongiuro. Allora pare che l'arco si ritiri di colore in colore e il viso del malato ritorna ad essere bianco. Ecco, sono delle formule che naturalmente non hanno nulla di scientifico e che magari adesso ci fanno sorridere, ma immaginiamo quello che Carlo Levi ha potuto cogliere nella serietà, nell'impegno con cui gli abitanti realizzavano questo modo di vivere che sa di mondo magico, ma che è certamente molto razionale oggi alla luce della medicina e di quanto è accaduto per i ritrovati che abbiamo nel campo medico, ci fanno sorridere. Ma esistono anche altre formule per saldare le ossa, formule per il mal di denti, formule per il mal di ventre, o addirittura formule per scaricare i dolori su qualcun altro, o su qualche animale o su una pianta, o per liberarsi dal malocchio e dagli incanti. Ma qui, naturalmente, dalla medicina si passa al suo contrario, ai modi per far ammalare e morire, oppure all'altro sì importante anche branca della magia popolare, e questo lo sottolinea molto Carlo Levi, all'arte di costringere all'amore o di liberare dall'amore.
quindi filtri, magie e quant'altro erano all'ordine del giorno. Non riuscendo ad avere un riscontro scientifico né immediato, il popolo viveva ancora di queste credenze. Cristo non era arrivato a portare la fede nuova, non era venuto a portare la speranza. Allora ci si aggrappava a quelle conoscenze che erano il risultato di una vita, di un'esperienza tradizionale tramandata appunto di generazione in generazione. Se c'è Maria Pia, volevo farvi un po' ascoltare com'è questa casa di confino in cui Carlo Levi ha trascorso parte della sua presenza ad Aliano, perché ha avuto modi diversi di vivere. Cioè, in un primo momento era stato accompagnato presso la casa di una vedova, poi abbandona questa e viene a visitare il castello casa di un signore, però è talmente impossibile perché è troppo trascurato, fino a quando trova accoglimento presso una donna che purtroppo allora era considerata come una maga. Per cui, ecco, vorrei ridare la prima immagine della casa di confino. Se c'è Maria Pia, sì, possiamo, sono qua. Brava, sì. Possiamo leggerla allora. Sì. Spalancai una porta finestra. Mi affacciai ad un balcone. Dalla pericolante ringhiera settecentesca di ferro e vedendo dall'ombra dell'interno, rimasi quasi accecato dall'improvviso biancore abbagliante. Sotto di me c'era il burrone. Davanti, senza che nulla si frapponesse allo sguardo, l'infinita distesa delle argille aride, senza un segno di vita umana, ondulanti nel sole a perdita d'occhio, fin dove, lontanissime, parevano sciogliersi nel cielo bianco. Hai anche una descrizione della casa museo del confino, quindi completiamo la presentazione di questi due momenti, sia solo la casa, ma anche della casa museo. Così poi diamo un'immagine di quella che è la caratteristica peculiare di queste case che si trovano ancora oggi per i visitatori, offrono quello che è, dal punto di vista strutturale, il modo particolare della costruzione. Infatti l'urbanistica italiana è rimasta, si può dire, proprio ancorata a questa presenza, non è stata annullata nel tempo. Allora, la casa museo. La casa dove visse Carlo Levi durante il periodo di confino. Restaurata con disezione e con approccio tecnologico, un impianto multivisione costituito di proiettori, di diapositive programmate e sintonizzate in computer, posti su sfitto dei locali, che seguendo un percorso determinato, fanno rivivere sui muri bianchi le immagini tratte dai documenti fotografici dell'epoca, la casa, l'orto, il cane barone, il ritratto di Giulia, i camini, i calanchi, immagini intervallate dalle sagome di un cavalletto, dall'ombra dei pennelli, dalla traccia di un letto di ferro, di un tavolo da lina, a guisa di simboli astratti, ombre cinesi che si animano nella velocità della proiezione multivisiva, e ancora immagini dei quadri, dei letti, dei fanciulli, delle strade, delle nuvole e delle nuvole e degli orizzonti che si osservavano dalla terrazza. Sono presenti anche microfilm sulla storia contadina. Il percorso emozionale si completa sul terrazzo della casa, dove sono stati sistemati tre angoli di pittura che si ispirano al paesaggio circostante. La caratteristica soprattutto delle case di Aliano, come vi dicevo prima, è questa particolare architettura. Sono case di pietra che hanno qualcosa di misterioso. Infatti sono chiamate case con gli occhi. Cioè, sono delle case antiche, diroccate, con balconi proprio fatiscenti, con canne fumarie ormai in disuso, ma che servono a guardarle un naso che si innalza verso la fronte, che si apre in alto, fra due finestrelle equidistanti. Questo nell'immaginario comune era
la presenza di un viso umano che ti seguiva ovunque, tant'è che le case appunto vengono chiamate ancora le case con gli occhi. A guardarle sembra che quasi prendano vita, quasi mandano nei loro sguardi attenti, ma anche minacciosi, tristi, dei messaggi esoterici. Cioè sembra quasi di cogliere queste dottrine caratteristiche segrete che vengono soltanto offerte a coloro i quali cominciano a vivere e a frequentare un particolare momento. Nel paese ce ne sono molte ed è come se ti accompagnassero a ricordare la presenza di un uomo che per suo farsi storia ha consegnato queste abitazioni, si può dire proprio all'immortalità. Tra gli eventi importanti da ricordare c'è per esempio la passeggiata lungo quello che è considerato il parco letterario forse tra i più importanti del Meridione sicuramente. Questa passeggiata viene indicata come viaggio sentimentale. È un viaggio sentimentale all'interno del parco letterario esistente. Parte dalla casa dello scrittore, percorre le strade, incontra il paese antico, tratteggia con incontri voluti, studiati, origini e personaggi. È quasi la cultura di un tempo, come se si vivesse nell'incontro. Lo sguardo da questi luoghi può spaziare anche molto lontano, sui paesaggi vicini e sui calanchi. E i calanchi che cosa sono? Sono dorsali delle argillose che sono modellate dalla pioggia. Queste sembrano proprio sbriciolarsi, ed è lì che come se si sbriciolasse pure la salvezza dell'uomo. Sono pericolosissime durante il periodo delle piogge invernali perché si sciolgono quasi a diventare fango. Quelle più alte naturalmente resistono e addirittura adesso c'è un percorso che è stato tratteggiato, un percorso che si può fare in mezzo ai calanchi con una macchina ma anche a piedi per vedere la particolare caratteristica. Sembrano dei canyon, sono particolarissimi. Gli abitanti ci tengono tanto adesso nel percorso turistico ad accompagnare chi va ad Aliano per conoscere questa realtà, proprio ad accompagnare nei calanchi le persone perché si rendano conto del pericolo che si corre quando piove, ma anche dal punto di vista sentimentale si guarda come ad una distruzione, come allo sbriciolarsi della salvezza, è qualcosa che fa veramente riflettere. Però è encomiabile l'impegno che hanno adesso gli abitanti di Aliano, è encomiabile perché ci tengono tantissimo a lasciare il tutto intatto, per evitare che il tocco della civiltà e del modernismo possa cambiare qualcosa proprio nella vita, nella tipologia di questo piccolissimo paese. Addirittura nei vicoli vi sono impresse alcune frasi che sono simbolo del libro, ed è lì che ci fa scoprire Carlo Levi come ha scoperto lui un'altra Italia, un'Italia contadina, ma un'Italia che comunque, anche se abbiamo tratteggiato in maniera che sembra così negativa, ha dalla sua la semplicità, l'onestà e anche il modo corretto e familiare di vivere i rapporti del vicinato e i rapporti dell'amicizia, i rapporti della conoscenza. Un altro momento importante da ricordare, dico importante perché come si avvolgesse tutto il paese, è il Fosso del Bersagliere. Il Fosso del Bersagliere, anche questo è segnato da calanchi, e nella tradizione orale, naturalmente, quello che dicono gli abitanti, è come se fosse il ricordo della presenza dei briganti nella zona. I briganti, sui quali bisognerebbe fare un certo discorso, che non sono i delinquenti comuni, cercavano di difendere questo ambiente, magari non sempre la loro condotta era morale. Come difendevano l'ambiente gli abitanti? Difendevano l'ambiente gli abitanti e i piemontesi. Allora il Fosso del Bersagliere è chiamato così perché ricorda un momento particolare in cui i briganti pare che abbiano buttato giù dall'altezza di questo paesino un bersagliere piemontese per reazione a questa presenza che comunque ricordava sicuramente sofferenza, tristezza, incomprensione
fame e molte volte anche la disperazione. Secondo altri, invece, il fosso del bersagliere è chiamato così sempre perché è stato buttato giù questo bersagliere piemontese, però non dai briganti, ma da un abitante stesso di Aliano, per motivi di gelosia. Naturalmente non c'è compatibilità fra le due versioni, se non nel fatto che comunque questa zona ha preso il nome di Fossa del Bersagliere, perché sicuramente un bersagliere piemontese è stato allontanato in questa maniera dal paese. Adesso Rafael ci presenta una poesia, dei versi a conclusione del nostro discorso, che sono stati scritti da un poeta, riferiti alla tomba di Carlo Levi, perché Carlo Levi, abbiamo detto, è sepolto ad Aliano, lo ha voluto lui, lo ha desiderato tanto per quello smosso di cui parlavamo prima, quindi è tornato fra coloro che gli hanno fatto capire che cosa significa vivere in un'altra Italia, dove però effettivamente ha portato quasi un, non dico una miglioria anche economica, perché adesso Aliano è diventato il centro di questa questione di turismo, ma presenta fuori che ha scosso gli animi allora, come li ha scossi successivamente, tant'è che è stato anche girato un film da Francesco Ross, che ha messo in evidenza quali sono le condizioni di questo piccolo paese, che è conosciuto adesso non solo in Italia e in Europa, ma si può dire in tutto il mondo. Quindi Raffaele ci leggerà questa poesia, che è curata dalla comunità provvisoria, e ci presenterà prima una fotografia della tomba. La tomba naturalmente è fatta con lo stile ebraico, per cui hanno semplicemente uno spazio limitato da due muri, quasi a voler proteggere la tomba stessa, che deve essere nuda, deve essere libera da ogni momento esterno. C'è semplicemente una lapide e la presenza di chi vuole andare a visitare Carlo Levi, così come avviene un po' in tutti i cimiteri ebraici, è una pietra, più o meno grande, non ha importanza, però se, sulla lapide le pietre indicano proprio la partecipazione di ripetà di chiunque voglia recarsi a dire grazie o a conoscere questo ambiente così particolare. Vedete, delimitata da questi due muri altissimi, questa tomba nuda a terra su un terreno pianeggiante, intorno a cui non c'è né un filo d'erba, né un fiore, né una pianta, niente, perché ripeto, l'unica cosa che si può lasciare a testimonianza di una visita è semplicemente una pietra di dimensione diversa, come si crede. Però è quello che testimonia la visita che viene fatta, e quindi anche il desiderio, ecco, di andare a vedere dove riposano le ossa di questo grande. Raffaele, a te. Grazie. Prego. Fatemi dormire nella terra, nel mio deserto, e piantate una croce di legno. Però, quando arriva questa morte, voglio riposare ad Aliano, nel cimitero di fiori di macchi. Io non vorrò lacrime sulla mia tomba fiorita. Mi bastano le cicale e i grilli. Piangete sulla tomba di Carlo Levi, che la morte non ha gradita. Quanto male sulle strade del mondo dei vivi, al cimitero invece è pace. C'è sole caldo e quando piove le lumache salgono sulla mia croce di legno. Io non sarò mai morto. Se morto sarò nel cimitero di Aliano. La notte, quando i cancelli saranno chiusi, io e Carlo Levi giocheremo a carte sulle tombe degli altri. E in chiamorra giocheremo con i corpi di mummia, io e Carlo Levi.
quando la notte sarà chiara e ci saranno tante le stelle, Carlo Levi mi racconterà la storia e mi verrà a chiamare col sigaro in bocca. Lo senti il vento caldo che impacisce le membra, Don Carlo? Asciughiamoci il sudore per l'ultima volta come i contadini. Voleremo sugli strapiombi e sui calanchi. Quel po' di polvere cadrà a terra e noi saremo più niente, eppure voleremo e non finirà mai. E non finirà mai. Ecco, questi versi sono di un poeta materano, appunto, che ha partecipato ad un concorso, sono stati premiati. E, ci è piaciuto farveli ascoltare perché ancora una volta dimostra quasi un affetto forte, sentito a Carlo Levi, che non è più, diciamo, il piemontese, ma è diventato il lucano, è diventato colui che è stato conosciuto come proprio il banditore del sud, per cui anche questo amico desidera essere sepolto lì ad Aliano, perché il dialogo tra lui e Carlo Levi non si interrompa mai, perché solo così si può raggiungere l'eterno. Dopo questo piccolo excursus, Anna Di Candia dovrebbe presentarci delle didascalie che accompagnano i piccoli momenti relativi alla biografia, e alla pittura. Passiamo adesso a trattare il secondo argomento della serata, un argomento che secondo me è veramente abbastanza interessante e forse non troviamo molta attinenza, ma noi abbiamo detto l'altra volta che quello che ci interessa con questo nostro studio è riuscire a trovare argomenti trasversali, perché è l'uomo che vogliamo guardare nell'unità della sua persona, per cui Dina ci presenterà le scoperte, abbiamo detto, delle cefalosporine, in maniera che ci rendiamo conto di quanto sia stato lontano Aliano da questo momento scientifico. Grazie Dina, a te. Beh, non siamo poi così lontani, se poi vogliamo, siamo come sempre... ambiente, dicevo. Sì, nel senso che comunque da un punto di vista, se vogliamo dire morale, o da un punto di vista, non so come dire, di situazioni, in realtà c'è una grandissima vicinanza. Voi probabilmente ricorderete meglio in questo periodo la scoperta della penicillina di Alexander Fleming, e anche questa avvenuta, c'è una cosa in comune con queste situazioni, e cioè queste persone che operavano in questo periodo erano delle persone molto intelligenti, ma veramente con scarsissimi mezzi. Alexander Fleming scopre la penicillina perché? Perché lavorava non in un bellissimo laboratorio, ma in uno scantinato pieno di ragnatele, muffa, proprio in un ambiente, se vogliamo, tutto il contrario di quello che ci possiamo immaginare dove si possa fare una scoperta così importante, che poi gli valse il premio Nobel. E lui purtroppo studia, è una persona che si impegna, deve fare tante cose, ha anche famiglia tra l'altro, deve badare a mille cose, è stanco, una sera troppo stanco, dimentica di chiudere una delle piastre di Petri. La mattina dopo la trova questa piastra completamente rovinata all'inizio, lui pensa che la piastra si sia rovinata perché ci è caduta sopra un pezzo di calcinaccio da questo soffitto, di questo scantinato. Questa cosa, diciamo, sarebbe potuta accadere a chiunque, un qualunque altro studioso, avrebbe preso la piastra e l'avrebbe buttata al secchio, perché c'è questa una cultura rovinata. Lui si ferma un momento, la osserva e vede che intorno al calcinaccio non è cresciuta la coltura batterica. All'inizio si pensa che sia rovinata, però poi riflette, è lì che praticamente nascono le scoperte. Il caso vuole che una persona con l'intelligenza e
con le conoscenze adatte, riesca anche a fare delle deduzioni su le situazioni casuali come queste. Lui osserva che è successo qualcosa in questa piastra. Non sono cresciuti i batteri che lui stava coltivando. Perché? Lui si domanda perché, e da lì poi nasce tutto lo studio seguente che porta alla scoperta delle penicilline da parte dei vari laboratori inglesi. Una situazione simile avviene anche in Italia. E c'è uno studio nato, guardate, l'anniversario della nascita è caduto pochi giorni fa, il giorno 24 di gennaio. Un signore piccolino, sardo, di nome Giuseppe Brozzu. Io ve ne voglio parlare perché ho avuto testimonianza diretta da persone che lo hanno conosciuto, in particolare il figlio Nanni, che è stato il mio professore di chirurgia vascolare, e poi da parte di della nuora del suo allievo prediletto e del suo più caro amico, che era il professor Spanedda. Quest'uomo si trova a lavorare in condizioni piuttosto spartane. Vi spiego, lui era stato nominato rettore della facoltà di farmacia, rettore della facoltà di, scusate, direttore preside della facoltà di farmacia, preside della facoltà di medicina, ma nonostante ciò non aveva comunque tanti mezzi. Eravamo in tempo, durante il periodo del fascismo, durante il periodo della guerra. I mezzi sono quelli che sono, lui si trova ad operare senza avere nemmeno le fialette, diciamo senza avere nemmeno le provette che gli sarebbero potute servire per raccogliere campioni. Succedono delle cose un po' strane a Cagliari in quel periodo. Ci sono dei ragazzi che vanno a fare il bagno al porto e vi sembrerà abbastanza insomma ripugnante, ma questi ragazzi fanno il bagno quasi all'uscita delle fognature e non si ammalano. All'uscita delle fognature è presente sicuramente la salmonella del tifo, è presente sicuramente qualsiasi genere di batterio che voi possiate immaginare, ma i ragazzi non si ammalano, fanno il bagno felici e contenti e se ne tornano a casa. Anche lì tutti vedono questa situazione, tutti i cagliaritani lo sanno, però nessuno riflette, nessuno ha la cultura necessaria per capire che lì sta succedendo qualcosa di veramente strano. Giuseppe Brozzu cosa fa? Prende le sue bottigliette, usa delle semplici bottiglie della gazzosa che si usava una volta, lavate ovviamente, lavate, disinfettate, lui cerca di procurarsi il materiale come meglio può. Appunto raccoglie questi campioni nelle bottigliette e tra un bagno di questi ragazzi e tra diciamo ore insonni passate a, appunto, a controllare al microscopio che cosa c'è in quest'acqua, lui riesce a trovare qualcosa che deriva da un fungo. E questo qualcosa lui lo chiama micetina, diciamo non ha ancora un nome questa cosa. Riescono a isolarla a Cagliari, riescono anche addirittura a iniettarla oppure a darla per bocca o per via rettale ad alcuni pazienti che hanno la salmonella. Questi pazienti hanno delle remissioni della malattia critiche, nel senso che nel giro di poche ore questi pazienti si riprendono. La scoperta praticamente è fatta. Giuseppe Brozzu però non intende lucrare su questa scoperta. Secondo lui questo tipo di medicina, se c'è una medicina che può far bene all'umanità, non può essere privilegio o comunque non può essere appannaggio di un'unica persona. Secondo lui questa medicina appartiene a Dio e appartiene a tutta l'umanità. E così succede che lui non ritiene opportuno assolutamente lucrare su questo tipo di scoperta, qualcun altro al suo posto lo fa, e solo alla fine della sua vita, diciamo, lui considerate che nasce nel 1895, si laurea subito a 24 anni, salta addirittura al servizio militare perché all'epoca c'era bisogno
considerata nel 1919, la Sardegna era in preda alla malaria. Lui diventa subito direttore dell'Istituto contro la malaria. E questi studi li porta avanti negli anni 40, questi sulle cefalosporine. Un periodo di povertà, un periodo di ristrettezze, di pericolo. Quando gli viene riconosciuta la scoperta, sono gli anni 70. Lui ormai si è dovuto ritirare per sopraggiunti limiti di età dall'insegnamento, e praticamente quasi in fin di vita gli viene riconosciuta ufficialmente la paternità di questa scoperta. Un'altra cosa comune, probabilmente il paese di cui ci parla Carlo Levi, con il mondo della scienza. Ci sono molte altre scoperte che vi potrei citare, che vengono fatte soprattutto in posti e in periodi di grande penuria, penuria economica, penuria di mezzi. Nella storia della biochimica c'è una scoperta e una cosa molto importante, e poi la chiudo lì perché poi vorrei sentire anche Rita, che ci deve parlare di una cosa molto bella, la scoperta della cromatografia su carta. Le analisi biochimiche generalmente noi pensiamo che debbano essere costose e complicate. Ecco, durante il periodo della guerra le persone, i vari analisti, i biologi, non hanno molti mezzi, però hanno tanta carta a disposizione, tanta carta, utilizzano la carta bibla. Anche lì un incidente sul lavoro, un pezzo di carta bibula è caduto, non si sa come, è rimasto a metà in un bicchiere, e il giorno dopo si vede che l'acqua del bicchiere è scivolata fuori tramite questa carta. Adesso non vi starò a fare tutta la storia di questo tipo di analisi. Questo tipo di analisi serve a separare in particolare le proteine. E si utilizzano vari liquidi, però il supporto principale è proprio la carta. Ce ne sono tanti altri più costosi, come i gel, però questo in particolare continua a essere uno dei più efficaci, dei più utilizzati, in quanto anche molto economico. Tra l'altro con questo tipo di sistema è possibile separare con molta precisione tutte le proteine, per esempio quelle del sangue, per esempio quelle del siero. Si sono fatte delle cromatografie, per esempio in una direzione, in due direzioni, in modo da separare meglio le proteine. Tutto questo solo per dirvi che, ripeto, forse i momenti di penuria, i momenti di difficoltà, a volte sono anche utili. Diciamo che cerchiamo di fare di necessità virtù, e laddove la necessità aguzza l'ingegno, effettivamente si mettono in evidenza quelli che sono i geni del nostro paese e dell'Europa. Sempre in momenti di grande e particolare difficoltà, dove meno ci aspetteremo di avere delle scoperte di tale portata. E questo direi che è il succo di quello che volevo raccontarvi. Grazie Edina. Eventualmente io vi darei qualche collegamento, se qualcuno volesse approfondire, in particolare andare a cercare appunto cefalosporine, cromatografia su carta e poi ovviamente la penicillina. Andare a vedere che cosa è successo, insomma. Considerate, ecco, io finisco di dirvi due parole giusto su Giuseppe Brozzo. Lui non era il classico scienziato chiuso in una torre d'avorio. Vi spiego, anche se lui era direttore ed era uno dei capi della facoltà, lui non aveva uno stipendio da favola. Addirittura ai primi tempi lui dormiva addirittura nel suo studio, perché non aveva di che pagarsi un affitto. Aveva un lettino nello studio della facoltà. E inoltre, dopo qualche tempo, lui trova appunto la capacità economica di farsi una famiglia. Si sposa negli anni 20
Lui solo dopo 7 anni riesce ad avere una bambina. Questa bambina nasce nel 1933 e purtroppo l'anno successivo cade malata e non sopravvive. Grande tragedia. Dopo la bambina, il secondo genito, ahimè, scusate, lo dico con affetto naturalmente, il secondo genito è il mio professore Nanni Brozzu, che invece sopravvive, e come se sopravvive, è ancora là che ci dà del filo da torcere. E poi ancora tre altri bambini. Quindi comunque un uomo sposato, un uomo che ha famiglia, che deve badare alle cose di casa. Si impegna anche politicamente. Lui addirittura viene allontanato dalla facoltà perché durante il fascismo viene accusato di collaborazione col fascismo. Viene poi reintegrato subito e dopo la guerra lui si schiera con la Democrazia Cristiana e viene eletto sindaco per molti anni. Lui rimane sindaco di Cagliari per 7 anni consecutivi, poi diventa presidente della regione. Lui si impegna comunque politicamente, non è soltanto uno scienziato, continua la sua carriera da scienziato, la sua carriera di insegnante, ma anche affianca il suo impegno politico. E di lui si possono dire molte cose, ma sempre che è stato un uomo franco, chiaro, onesto, non si può dire niente altro. Dal punto di vista almeno scientifico, lui è sempre stata una persona molto etica. Io dal punto di vista politico non farò valutazioni, perché comunque non è assolutamente il mio campo, però dal punto di vista scientifico lui è stata una persona che ha rispettato l'etica fino all'estremo, fino al punto da rinunciare a un brevetto di un farmaco che l'avrebbe potuto rendere non ricco, ma di più, l'avrebbe potuto coprire d'oro, e invece lui non ha voluto questo, e solo per questo, per me, questa è una persona da ammirare. Architettura italiana nel Novecento, la situazione italiana con l'influenza del razionalismo in Italia. Nei primi decenni del Novecento l'Italia, che per secoli era stata all'avanguardia nelle arti e nella scienza, si trova ora in ritardo rispetto all'Europa centrale e settentrionale. I nuovi modi di costruzione, per esempio con l'acciaio, erano confinati alle infrastrutture tecniche, come ponti e gallerie. Nel frattempo era salita al potere il fascismo per contrastare la tendenza al rinnovamento e tutelava le classi privilegiate. Il fascismo inizialmente lasciò un certo spazio all'architettura moderna, in modo da essere più accentuato dall'opinione pubblica. E alcuni architetti italiani in quel periodo erano sicuramente fascisti, come ad esempio l'architetto Pagano e l'architetto Terragni. Nel 1928 il gruppo MIAR, cioè Movimento Italiano Architettura Razionale, organizzò a Roma una nuova mostra per l'architettura, alla quale parteciparono molti architetti, tra gli altri Figini, Pollini, Cuzzi, Ridolf, Libera, Bottoni e tanti altri. Nel 1933 un gruppo guidato dall'architetto Michelacci vinse un concorso, una cosa molto importante, la costruzione per la nuova stazione ferroviaria di Santa Maria Novella a Firenze, e quello fu il primo grande successo dell'architettura in Italia. Poi l'architetto Marcello Piacentini dedicò la politica edilizia fascista per oltre 10 anni e si dedicò alle grandi opere urbane come lo sventramento di via Roma a Torino. Altre opere urbane importanti fu l'inaugurazione di nuove città in seguito alla bonifica di terreni paludosi come Vittoria e Sabaudia nel Lazio, che poi andrò ad approfondire con la bonifica dell'Agropontino. Comunque si andavano formando diversi gruppi di architetti locali. L'architettura organica e neorealistica in Italia. Bruno Zevi fondò nel 1945 la PAO, cioè l'Associazione per l'Architettura Organica, alla quale partecipavano molti architetti italiani, soprattutto romani. Avevano però scarsa disponibilità economica, con gravi conseguenze nella qualità degli edifici. E l'obiettivo era di dare una caratterizzazione regionale all'abitazione e valutare le abitazioni più modeste per la gente più umile. Però questa tendenza fu chiamata neorealismo architettonico,
Il neorealismo contribuì a rimettere in circolo l'architettura, alcune forme che erano profondamente radicate nel modo di abitare e di intendere la casa in Italia, con finestre in verticale, persiane, ante, tetti, cornicioni sporgenti. Le opere più significative del dopoguerra, cioè gli aspetti architettonici che influirono maggiormente l'immagine della città italiana nel primo dopoguerra, furono quelle relative alle costruzioni private, alle poche opere significative e a pochi interventi realizzati attraverso grandi concorsi di progettazione. Tra le costruzioni significative ricordiamo le palazzine di Ridolfi a Roma, oppure il Samona a Venezia, Albini a Parma e tante altre. Queste opere avevano in comune il fatto che il loro contenuto tecnico poteva essere compreso e attrezzato solo da pochi architetti, mentre le prime opere razionaliste erano state rifiutate dal pubblico, immaginate un po' come erano, e queste ultime quindi venivano accettate anche se non erano capite. Il restauro e il recupero dopo la distruzione della prima guerra pose in tutta l'Europa il problema della costruzione di case e di edifici pubblici. Alcuni paesi che avevano avuto grosse distruzioni tentarono di ricostruire integralmente ampie parti della città di maggiore spessore storico e artistico, e anche la Germania e l'Unione Sovietica dovettero ricorrere a questo. In Italia le distruzioni erano state imposte, non avevano mai investito i centri storici. Le città più danneggiate di quel periodo furono Pisa e Firenze. E un caso esemplare di ricostruzione in forma moderna che costruirono degli studi di Michelacci per il quartiere fiorentino completamente distrutto dalla guerra. L'ampliamento di nuovi edifici in ambienti storici a Venezia, per esempio, molti progettisti costruirono delle opere moderne e tra le migliori, che appunto abbiamo già detto, un edificio di Samonà e la famosa casa di Zattere di Cadella. E si tratta di un condominio che riprende nel colore, in alcune scelte dei particolari costruttivi e decorativi, l'edilizia veneziana. E questo edificio fu molto imitato, ma furono tutte brutte copie. Altro edificio importante è quello dei fratelli Pastorelli a Roma, una grande autorimessa con un palazzotto per uffici. Il restauro poi degli antichi edifici durante il periodo fascista, con la convinzione di valorizzare alcuni monumenti, sono stati distrutti grandi guerrieri storici per essere poi sostituiti con le monumentali opere del regime, come per esempio si possono vedere via Imperiale, via della Conciliazione appunto a Roma. E negli anni 60 gli operai immigrati dal sud e dalle campagne cominciarono a reagire alle pessime condizioni abitative con scioperi e proteste, e cominciò a farsi strada un nuovo interesse per il patrimonio architettonico artico. Per interrompere il degrado di centri storici fu proposto di restaurare gli edifici con l'intervento pubblico, destinandone una parte a residenza popolare, migliorando così le condizioni qualitative dei centri storici. A Bologna, per esempio, con il recupero di gran parte del centro storico fu seguita da una serie di interventi di edilizia pubblica e così fu possibile al comune acquistare una parte significativa di case contigue con condizioni di vita più accettabile. Questo, diciamo, è un po' il sunto di quel periodo, di quello che accadeva appunto in quel periodo per quanto riguardava le abitazioni, soprattutto per quelle poi distrutte dalla guerra. Per quanto riguarda invece, come avevo già detto, la bonifica dell'Agro Pontino, che adesso vi vado appunto, la bonifica integrale dell'Agro Pontino è una cosa che mi sta a cuore perché io sono nata in quel posto, io sono nata a Latina, che una volta si chiamava Vittoria, quindi è una terra che sento mia, una terra che conosco benissimo, è una terra al di là del fatto di questa bonifica voluta da Benito Mussolini nel periodo fascista, ma siccome quella è la mia terra e dove io sono nata, me la sento mia in tutto e per tutto, anche con quell'umidità stessa che c'è. La bonifica integrale dell'Agro Pontino, voluta da Benito Mussolini nel periodo del fascismo in Italia, fu un lavoro da titani per liberare dalle acque nutrite e stagnanti un territorio di circa 134.000 ettari. Arrivarono i flussi di coloni dal Veneto, dal Friuli e dall'Emilia Romagna, di questo dobbiamo ringraziare se oggi c'è questo nostro Agro Pontino così bello, verde, che rivive. Nella mastodontica opera furono impegnate 18 grandi idrovore e furono edificate oltre 3.000 case coloniche.
Fino alle soglie degli anni venti la palude regnò sovrana, attraversata dai butteri della zona, compresa tra cisterna e terracina. Immaginate cisterna nato mio padre e i butteri, mio nonno era un allevatore di cavalli da corsa, quindi voglio dire, proprio nomi carichi di lugubri richiami individuavano le località. Pantano d'inferno, pantano della morte, la femmina morta, Caronte, piscina della tomba. Nel 1918 il genio civile di Roma concluse gli studi per la bonifica idraulica integrale dell'Agro Pontino e della parte sommersa dell'Agro Romano, bonifica che fu affidata da Mussolini a due consorsi, quello della bonificazione pontina che iniziò ad operare nel 1923 e quello della bonifica appunto di Littoria che iniziò i lavori 3 anni più tardi. La vittività vera e propria iniziò nel 1927 e i lavori da compiere erano titanici, visto che si trattava di disciplinare e di prosciugare le acque di un'estensione di circa 135.000 ettari, dei quali 77.000 appartenenti all'Agro Pontino. Su quest'ultimo le depressioni del terreno avevano creato numerose piscine, invasi pieni d'acqua putrida e profondi anche fino a 10 metri, molto pericolosi perché ingannevoli. A conclusione della bonifica erano state utilizzate 18 grandi idrovore, costruiti o riattivati 16.165 chilometri di canali, che appunto ancora oggi si chiamano Canale Mussolini. Aperti 1.360 chilometri di strade, edificate 3.040 case coloniche e perforati 4.500 pozzi artesiani. Pensate che al cambio attuale un'operazione valutabile intorno ai 30 miliardi di euro che i nostri oggi politici non avrebbero mai portato a conclusione se non per 5 volte il costo che è stato realizzato allora. Oltre ai lavori di bonifica vero e proprio, furono anche avviate tutte quelle attività che dovevano creare le condizioni e le infrastrutture indispensabili per rendere l'agro abitabile. All'Opera Nazionale Combattenti, quest'opera è nata nel periodo del fascismo e ancora oggi attiva. Toccò principalmente il compito di dividere la pianura in unità terriere ed estensione, variabile secondo la fertilità del terreno e con una media di 20 ettari per ogni gruppo familiare al quale andò in dotazione una casa colonica, cioè il podere, munita di servizi civili e agricoli necessari e bestiame, cioè ogni casa che veniva appunto data a un contadino, in questo caso ai veneti, perché sono tutti veneti le persone che appunto hanno avuto questa casa colonica, Mussolini ha dato alla casa colonica 20 ettari di terreno, una stalla di bestiame e in più tutti gli attrezzi agricoli per lavorare. E poi tra ottobre e novembre, naturalmente gratis, nel periodo tra ottobre e novembre del 1932 iniziò l'immigrazione di circa 60.000 contadini veneti e friulani e qualche emiliano che dovevano appunto popolare il territorio bonificato. A loro furono affidate le unità potenziali con attrezzatura, appunto terreni e animali, dapprima con mezzadri, poi dal 1942 a riscatto, cioè tutto gratis praticamente, e ancora oggi questi grandi poteri si ammirano con tutti appunto questi terreni coltivati. Per ogni 100 poteri furono creati centri aziendali che si sarebbero poi sviluppati autonomamente e che attualmente sono dei centri popolosi, molti dei quali mantengono ancora la vocazione agricola, cioè oltre che dare la casa, il terreno, le bestie, i macchinari, furono appunto creati questi centri aziendali che poi loro naturalmente con il loro lavoro potevano poi ampliare e lavorare e portare quello che loro coltivavano, insomma quello che oggi dovremmo fare per i nostri giovani, no? Però vabbè. Ad essi furono dati i nomi delle località della Prima Guerra Mondiale ed oggi sono Borgo Isonzo, Borgo Grappa, Borgo Piave, Borgo Montello, Borgo Faiti, Borgo San Michele, Borgo Montenero, Borgo Basubio,
Borgo Vodice, Borgo Ermada, io direi anche Borgo Carso e ce ne sono tanti altri, sono tutti borghi. Di pari passo si svolgeva l'attività tendente a migliorare le condizioni di vita, con la creazione di centri per la profilassi che combattevano con il chinino, la terribile zanzara, che il dottor Angelo Celli e il dottor Giovan Battista Grassi avevano studiato, aprendo infine scuole che seguirono l'opera di apostolato che aveva svolto Giovanni Cena. Poi un gracile maestro, dotato di una volontà e di un senso della scuola che elevava l'insegnamento a missione, negli anni precedenti la Prima Guerra Mondiale, passò al setaccio tutta la palude alla ricerca di studenti tra le povere miglia di contadini, sfidando la malaria, per portare una buona parola e un po' di luce nei casolari spogli dell'agro. E con la creazione di Sal delle Palme nel 1927 si dà inizio alla realizzazione di una serie di scuole per combattere l'analfabetismo. Con Giovanni Cena operarono poeti, artisti e altri insegnanti e medici, tra cui Giacomo Boni, Angelo Celli, Alessandro Marcucci, Sibilla, per noi della zona sono tutti nomi poi conosciutissimi. E Casal delle Palme sull'Appia tra Cisterna e il Bivio di Latina, appunto, questo pittore Gambellotti ha lasciato sei quadri a tempera che illustrano tutta la vita in palude, appunto, del periodo prima della bonifica. Io ti ho seguito con un'attenzione enorme e speriamo che Anna veramente possa postare tutto quello che avete detto tu e Dina. Avete lanciato degli input fortissimi, vi ringraziamo perché siete stati incisivi, sintetici, forti però nei messaggi. Ci avete portato un po' indietro nel tempo, ma è bene appunto che si conosca quella che è la nostra storia che ci ha portato fino a oggi. Certo, qualche nota polemica viene fuori, però mi sembra che questa nasca anche da una capacità di giudizio. Siamo tutti abbastanza grandi, adulti, maturi, come voglio dire, persone che comunque seguiamo quelli che sono gli eventi della nostra storia. Vi ringrazio immensamente, penso che anche gli altri si uniscono a me perché, come al solito, le nostre serate sono una più bella dell'altra. Lo dico con tutto il cuore, grazie sia a Rita che a Dina e speriamo di continuare in questo lavoro che veramente ci apre gli orizzonti. Tante cose forse le diamo per scontato, ma per scontato non dobbiamo dare più niente, perché io per prima mi sono resa conto che tante cose non le conosco e quindi desidero anche approfondirle. Grazie Rita, Dina, grazie a tutti voi. Vorrei notare anche una cosa, Paolo, le storie che abbiamo raccontato Rita ed io si sono incontrate ad un certo punto quando c'era la lotta alla malaria. In Sardegna c'era la Fondazione Rockefeller che si occupava di questo e dava di DDT a tutto spiano e lanciafiamme. E nel Lazio invece, vedi, si andava col chinino. È vero, bene, bene, una bellissima serata davvero, bene, grazie a tutti, mi è piaciuta e grazie che mi avete portato a conoscenza questa, ci tenevo tanto a farvi conoscere la bonifica del Lago Pontino, perché l'ho detto perché è la mia terra, non perché è per altro. Hai parlato col cuore in mano. Sì.